Buon anno a tutti, un santo anno nuovo, sempre nei presepi viventi, così come abbiamo intitolato questi nostri incontri quest'anno, che stanno accompagnandoci nel mistero di Natale. E oggi siamo in un altro luogo in cui Cristo è continuamente incarnato, in cui questo bambino ci viene continuamente incontro. Il posto in cui siamo è l'emporio della Caritas diocesana e quindi della diocesi di San Severo. Che cos'è un emporio? Vedrete qui. È una sorta di supermercato, ma dove tu vieni, cioè le persone che vengono ascoltate, filtrate dai vari centri di ascolto, vengono qui a prendere ciò che necessita alla loro vita. Cioè, se ricordate, gli ormai, come penso io, superati pacchi che si davano anche a Natale, oggi sono sostituiti appunto da questi luoghi, luoghi che danno più dignità a queste persone. Danno dignità perché loro vengono qui dopo essere state ascoltate, essere state indirizzate, orientate, e quindi la Chiesa si fa carico di queste persone. E qui vengono a prendere periodicamente con una tessera i loro prodotti, prodotti che vengono donati o acquistati dalla Caritas diocesana. E vedete, questo inizio anno, questo nuovo anno, che è un dono per ciascuno di noi, inizia proprio con la figura della Madonna, Maria, Madre di Dio. Oggi noi diciamo che è Capodanno perché è l'inizio dell'anno, ma noi festeggiamo la solennità della Madre di Dio. E Maria ci ha donato il dono più grande che ci potesse mai fare lei, o meglio che ci ha fatto Dio attraverso di lei, il suo figlio. E allora ecco che l'emporio, qui dove vengono i poveri, la carne di Cristo, come dice Papa Francesco, qui è possibile vivere e iniziare un nuovo anno in cui Maria ci dona Gesù. Che cosa voglio dire? Che questo nuovo inizio di anno sia per tutti una riscoperta dei tanti, tra virgolette, lasciatemelo dire, Gesù che noi abbiamo attorno a noi e che spesso non ce ne accorgiamo. Un nuovo anno vuol dire anche cambiare la vita, cambiare le prospettive del cuore, cambiare il modo con cui noi guardiamo gli altri. E allora accogliamo questo nuovo anno nel dono di Maria, che ci fa lei stesso, dono di Gesù, attraverso una carità vera, attraverso una fede vissuta, testimoniata e resa credibile nella carità. E voglio farvi gli auguri con le parole di Papa Francesco. La vita è spesso un deserto, dice Papa Francesco. È difficile camminare dentro la vita, ma se ci affidiamo a Dio può diventare bella e larga come un'autostrada. Basta non perdere mai la speranza. Basta continuare a credere sempre e nonostante tutto. Quando noi ci troviamo davanti a un bambino, forse possiamo avere tanti problemi e tante difficoltà, ma ci viene da dentro il sorriso perché ci troviamo davanti alla speranza. Un bambino è una speranza. E così dobbiamo saper vedere nella vita il cammino della speranza che ci porta a trovare Dio, Dio che si è fatto bimbo per noi e ci farà sorridere, ci darà tutto. E questo bambino oggi viene a noi ancora una volta donato attraverso i poveri. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!